Ciao a tutti ragazzi, io sono Lixon Games e oggi siamo qua su una nuova serie di This War of Mine. Non so neanche io che gioco è. Non so niente, era gratis, sopravvivi. Abbiamo tutte le impostazioni e sopravvivi. Ok, sopravviviamo. Che scatole di caricamenti. Primo giorno. Una casa ridotta. E quindi quando scoppiò la guerra, la guerra civile, molti erano convinti che sarebbe... Oddio mio, fammi abbassare questo volume, adesso non c'entra. Che sarebbe durato solo un paio di settimane. Ci volevano anni prima che l'esercito riuscisse finalmente a sciogliere i ribelli che si trovano nella capitale, bloccando tutti i rifornimenti. La popolazione di civili intrappolati in città soffriva a causa della scarsità di cibo e le malattie dei bombardamenti. Katia aveva incontrato Paolo e Bruno prima che iniziasse la guerra. Prima erano una giornalista, invece Bruno aveva un programma televisivo in cucina tutto suo. Minchia. Pavle, no, ho sbagliato, Pavle. No, Pavle era la star della squadra di calcio locale. Una volta l'avevano intervistata. In questa occasione si incontrano in circostanze molto diverse, mentre cercarono del cibo e un rifugio. Ok, quindi... Allora, la nostra roba. Niente. Buona parola. Devo provare a salire. Come faccio? Ah, quello di tutto c'era. Ok, vediamo di salire. Qua l'armadio voglio vedere. Oh, grimaldello, dei materiali, delle parti, acqua pulita, a parte questo prendiamo qua e qui, direi che va qua. Intanto cambio di personaggio, ok. Sempre materiali, stessa cosa. Upgrade della casa. Qua. Oh, una casa sull'albero, cioè. Allora, sei ortaggi, ok. Sono 22 gradi. Ce ne sono più qua, qua ce ne sono 3. Vabbè. Oh, ecco. La serratura possiamo forzare almeno io. Ok. Io direi che mentre lei lavora di sopra, apri in cucina, lavora anche te e vorrei provare a vedere qua, vedere cosa possiamo fare. Oggetti in casa, letto. Ne hai zero. Un letto durato un'ora, posso costruirne uno, poi stufa semplice, una radio, lettere d'acqua piovana, posso costruire, no, non lo posso costruire proprio, combustibile, filtro, ingredienti, scusa, un letto, posizioniamolo qua. Vediamo di risistemare un po' di stare più barato. Ok. Down.
là, abbiamo fatto via. Non mi sento molto bene, non so dove la febbre. Leggermente ammalato, non mi importa, cavolo. Oggetti base, possono essere un po' per quale medicina. Le sigarette rollate, no, io direi che prima fare. Cos'è questo? Aspetta, no, laboratorio migliorato. Produzione di produzione ci sono parecchi più sofistici. Cibo medicine. Mancano pezzo meccanico. No. Ah vabbè, costruire qualcos'altro qua. La radio. No. 18, 26, 9. 10, 20, 29, 30, 30, 30, 30. Devo cercare dei materiali. Riuscito a bloccare lo stato calcinazzo. Calcinaccio. Ah, di qua però posso uscire. Ma c'ho un carro armato lì! Non possiamo utilizzarlo. No. Voglio scendere. Voglio andare lì. Oh. E che cavolo. Vediamo cosa c'è qua. Oggetti base, materiali, zucchero, parte lì. Prendiamo. Ma vorrei scendere e liberare. Ok, direi con lei. Vabbè, con lui anzi. No! Scendi, scendi, scendi! Che culo, si sta sparando per le due. Vai, vai giù! Come si fa? No, perché? Oh, no, eri andato giù! No, perché? Dio mio! Sto prendendo la calma. Oh mio Dio, ragazzi, ok, la notte. Oddio. Cos'è? Cos'è che devo fare? Pianifica la notte. Rovista, dormi a letto, dormi. Casa bifamiliare. Direi di andare a casa bifamiliare. Tengo il rimaldello, il cibo, un pochino di acqua potabile. Fare le medicine. Andiamo a rovistare. Ok, la guerra non è un gioco, una volta la situazione tra cui combattere. Oddio, questo è un po' mi fido. Fuga, combatti. Obiettivo, attacca. Thank you.
Ok. Direi che non sono bravo a esplorare. Ok. Proprio stasera è andata male, la prossima volta cerco di andare meglio. È stata una notte tranquilla, però ho andato cercando e ho trovato niente di utile. Vabbè. Ci appunto a te. No, Bruno, non salire anche te che poi abbiamo. Ah, ho tolto i calcinacci qua. Fame, stanco. No, ok, non posso mangiare perché è fuso. Guarda, tutti hanno un problema qui per le scale. Però ora io voglio scendere un attimo. Apriamo questo qua con grimaldello. Ho dormito male, ho fame. Ehi ragazzi, aspettate un secondo. Un attimo difficile, sto barbone si è messo qua. Ha fame, leggermente malato. Leggermente malato, e allora. Male, fame. Ma devo fare 10 su 34. Ah, lo posso prendere? Ce lo posso? Ah, ne serve. Sono un coglione, che stavo leggendo al contrario. Io farei la cucina a questa. Vai a costruire. Tu stai scalcinando. E ora creerò anche due letti. Ci mette l'eternità. Ok. Cuciniamo. Solo una coscia di pollo, che palle. Ah, che facciamo del cibo. Oh, là. Mangia. Almeno il problema ha una pizza di uomo. Oh. Per ora va bene così. Allora, io direi di costruire altri due letti. Non saprei dove metterli. Dai, va bene. Uno qua. Tu vai a dormire. Costruisci il letto. La chiave non c'è. Che bello! Tu vai su. Perché ti sei andata a te? Allora, tu invece mi devi fare un altro. No, non ho materiali! Ma va, fa un bagno. Però posso costruirmi una radio. Io direi di metterla qua in cucina. Direi di costruire la radio. Opla, l'ostello è aperto. Si è dormito qua. Sì, vabbè, non riesco a capire questa situazione. Ok, non ho più materiali per costruire. Qua posso solo un filtro neanche. Ok, bene, andiamo in peggio,
crea più del cibo. Le provviste e tutto, qualcosa. Ho bisogno di. Non c'è. Tu sei l'unica che non ha un grimaldello. Io devo ricordare. Caricato di pistoli. Salazzare non è fatto. Ma cazzo salvante la posizione della portare la morte. Guida. Pensavo che gli avessi anche lui spari, però vabbè. Allora, tu grimaldello non ce l'hai. Che fine ha fatto il grimaldello? Ce l'hai te? No, ok, basta, è scomparso il grimaldello. Si è rotto, non lo so. Centinaia di ampie sigarette, ma che ti frega. Le sigarette durante una guerra. Anzi, sarebbe un buon motivo per farlo. Però vabbè. Sono riuscito. Vediamo. Allora, sicuramente domani dovrò andare a prendere il provvisto. No. No, vedo anch'io. Qua voglio salire, ma non è caldo. E sì che è caldo, mia, 20 gradi ci sono. Intanto lui sta ancora dormendo, sta malato. Lui sta spostando i calcinacci. Quindi avremo un accesso a una casa sull'albero più velocemente. Voglio andare a vedere quell'armadio e voglio vedere l'altro armadio. Ok, possiamo finire questi due. Questa cosa è molto male, hanno tutto il fame. Ok. L'hai fatto. Dobbiamo forse i letti ne costruiti solo due, quindi vuol dire che qualcuno deve ancora per terra. Ok, mentre lui cioè lei sposta tutte quelle macerie. Andiamo a vedere da Mario, avrei bisogno di riposarmi. Stanco. E ora vado a dormire allora. Notte. Oh! Che chiesa di San Mary. Dai, preparati. Quindi dovrei portarci. Niente. Niente. Quindi com'è che era? Modalità attacco. E stealth. Freccetta giù. L2 R2. L2 per virare e R2 per. Da piccolo venivo qui con i miei genitori. Ah ok. No, adesso portiamo a casa e allora. Ah, vedi, ok, c'è anche scritto una cosa. Oh, qua posso già restare. E cos'è che ho trovato? Oh! Ma te. Inventario pieno. Non so quasi niente. Qui sotto? Che suono? Menala. Oh, struzzo!
corri in uscita, corri in uscita! Cat! Cat è morto! Cat è morta! No, dai! Terzo giorno. Cat è morta. Cat è stata uccisa, qualcuno ha fatto eruzione. È venuto qualcuno durante un'altra? Oggetti ru... Ma porca bagno! Ha fame triste. Porca bagno. Fame triste. Adesso vedo che sia stata uccisa. Ancora non l'ho visto. Però io direi che dopo la nostra perdita di senso di scuola. Io e il gioco. Cioè il gioco e il velocista. Direi che la puntata può finire qua. I gradi si stanno sempre abbassando di più. Perché l'altro giorno eravamo a 20, ora siamo a 18. All'inizio eravamo a 22, poi 20, poi 18. Vabbè, io ragazzi direi che questa puntata potrebbe, cioè, anzi, no, si potrebbe. Finisce qui, direi che questa puntata finisce qui. Se la serie vi piace, sostenetemi, lasciate un like, un pollice in su, vabbè, tutto la stessa roba. Iscrivetevi e bella raga.